ordina caccia di rapinatori che hanno seminato il panico negli ultimi giorni. Il sindaco inutile senza posti nei CIE. Centinaia di firme, la rabbia di commercianti e residenti al Portello. Non vogliono la riqualificazione, pensa al comune, ucciderebbe il quartiere. La famiglia media pagherà 84 euro in più rispetto alla vecchia IMU. L'allarme dei sindacati che demoliscono la legge di stabilità di Roma, deludenti i tagli. No Global di nuovo sul grande schermo, dopo Mignone e Altino, questa volta i ragazzi dei centri sociali occupano il Concordi, il cinema nascosto dal degrado. In gita con gli amici sul Gardama, la foto ricordo è con Lupo. Al ritorno a casa un 31enne padovano si accorge della strana presenza sopra la loro testa. Buonasera e ben ritrovati da TG Padova. In apertura una notizia di cronaca: un incidente questo pomeriggio verso le 17.30 in via Segalara a Pons. Un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada in bicicletta. Pare che il ragazzino fosse vicino ad un incrocio, stava attraversando e forse non si è accorto dell'auto che stava arrivando. L'impatto l'ha fatto sbalzare a terra, è stato subito portato in ospedale a Monselice, è ferito ma cosciente. Ed ora vi raccontiamo la notte di controlli in città che ha riunito tutte le forze dell'ordine per dare una risposta ai cittadini padovani dopo l'ondata di violenza degli ultimi giorni. Rimane per noi aperta ancora, lo ripeto, la partita con il soggetto o i soggetti che hanno compiuto quelle aggressioni vili, vigliacche e nefande nei confronti dei tre cittadini padovani al cimitero e per strada. Una maxi operazione che ha unito tutte le forze dell'ordine, un'azione decisa all'indomani delle violente rapine accadute a Padova. Tre persone bastonate e derubate in pieno giorno per strada. In una notte polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili hanno controllato i quartieri più critici della città. Arcella, stazione, Chiesa Nuova, quasi 200 persone identificate, 8 arresti e 8 persone espulse che verranno portati nei CIE. Abbiamo necessità di avere a disposizione nei centri di identificazione e di espulsione dei posti, perché altrimenti la polizia arresta il criminale, dopodiché se lo ritrova immediatamente fuori. Controlli che sono stati intensificati negli ultimi mesi per dare una risposta ai cittadini in tema di sicurezza, prima sul fronte stazione che d'estate era diventata ancora una volta teatro di risse tra stranieri, ora sull'escalation di violenza con rapinatori che non si fermano nemmeno in pieno giorno e si accaniscono sulle vittime. L'operazione ha portato anche al sequestro di un chilo di sostanza stupefacente, ma in particolare i controlli erano rivolti al contrasto dell'immigrazione clandestina. Noi 2 anni fa abbiamo avuto un arrivo di migliaia di giovani maghrebini che in cerca di un'occasione diversa e che fuggivano da una situazione temporanea che si era determinata nel loro paese. Qui abbiamo, per quello che ho potuto vedere, come tutti naturalmente in questi giorni, abbiamo intere famiglie. Residenti del Portello in rivolta contro il progetto di riqualificazione dell'area da parte del comune. Sentiamo perché. Questa è la porta Portello, quindi voi immaginate il progetto futuro, la strada a senso unico passerà da qui per poi infilarsi in via Marzolo e passando proprio sotto le case. Si vede molto chiaramente da questo progetto, eccolo qua, tutti i paletti fino ad arrivare qui e poi infilarsi di là. Ma il progetto di riqualificazione che creerà una nuova piazza al Portello pedonalizzando la parte centrale ha scatenato una rivolta. Se tutto il traffico, come sostengono, dovesse passare tutto diretto di un imbuto, cioè qui tra camion che scaricano eccetera, praticamente non si vivrà più. A dire il vero, all'inizio avevano addirittura pensato di chiudere l'accesso di chi arriva dalla Stanga per entrare al Portello lungo la nuova via stretta. Inoltre sia qui che comunque qui ci sono numerosi passi carrai e frontisti. Quartiere in rivolta e i lavori inizieranno a novembre. Senza discutere con i residenti che hanno raccolto in pochi giorni 350 firme sui poco più di 1000 residenti nell'area interessata, considerando poi che altri 300 sono stranieri. Senta, signora Silvana, lei da quanto sta al Portello? Da quando avevo 2 anni e ne ho 81. Lentamente il commercio è morto da tanti anni, perché quando non ci sono famiglie, sai, gli studenti... Sì, non è che spendono tanto, fanno prendersi una pizza eventualmente, ma non si vive con gli studenti. Lo pensa anche lo storico liutaio del quartiere. Sono venuto via da Piazza dei Signori dopo 22 anni di Piazza dei Signori. In Piazza dei Signori, dove c'era ancora traffico, si sopravviveva. Chiusa la piazza, tutte le attività hanno cambiato gestione.
qui da parecchi anni, ultimamente si è aggravato, c'è il problema dell'allagamento di intere zone del Portello, tipo Acqua Alta a Venezia. Il problema è che oltre a essere acqua, quando piove parecchio, c'è anche un misto di rigurgito delle fognature. Ed ora parliamo della legge di stabilità. Dopo l'approvazione della manovra, il commento dei sindacati che vanno subito all'attacco. Appena approvata ma non convince, la nuova legge di stabilità che ha preso il posto della finanziaria è stata definita poco coraggiosa dal presidente nazionale di Confindustria. Sul piede di guerra ci sono i sindacati che attaccano soprattutto la nuova tassa, la TRISE. Sarà pur vero che diminuisce di pochissimo l'imposizione fiscale, ma il fatto che ai meno abbienti viene applicata un'ulteriore tassa, che è pur vero che rispetto al 2013 si pagherà meno, perché non abbiamo pagato l'IMU, ma rispetto al 2012 invece con l'IMU si pagherà 84 euro medi, e questo è un dato nazionale, in più. Questo significa, secondo i dati della UIL, che una famiglia con due figli proprietaria di una casa di modeste dimensioni pagherà il prossimo anno 84 euro in più. Ma il sindacato punta i piedi soprattutto sul taglio al cuneo fiscale. Avevamo chiesto insieme a Confindustria una vera riduzione delle tasse sul lavoro, invece è stata fatta una cosa simbolica. Parliamo, in attesa dei testi, parliamo di circa 12 euro al mese di guadagno per un singolo lavoratore, ed è credo che sia una presa in giro, perché con queste cifre non si aiuta la ripresa e probabilmente nel 2014 assisteremo purtroppo a un aumento ancora della disoccupazione. La UIL inoltre annuncia proteste contro le misure che riguardano il pubblico impiego. Basta dire che abbiamo delle zavorre nel nostro paese. Se si doveva fare dei risparmi, si doveva fare risparmiando sulla pubblica amministrazione, ma rimettendola in condizione di lavorare. Per l'ennesima volta invece si è preferito non rinnovare i contratti, bloccare i part-time. E torniamo sulla polemica degli ospedali aperti 24 ore su 24 e alcuni macchinari fermi di giorno. Un'inchiesta di Report, mesi dopo quanto detto dalla stampa locale, fa saltare sulla sedia molti. Intanto però arriva già la dichiarazione del segretario Mantoan, che risponde che proprio i macchinari dismessi e mostrati da Report lo erano da tempo, perché devono essere sostituiti. Sappiamo per certo che all'interno delle aziende parte di queste macchine durante la settimana sono ferme. Perché? Perché manca personale. TG Padova di Rete Veneta, edizione del 2 settembre 2013, 18.30 e 20.50. Tutte cose già dette dunque, con le aperture degli ospedali 24 ore su 24 per smaltire le liste d'attesa come voluto dal governatore Zaia. Nel corso della giornata però alcuni macchinari restano fermi. 2 settembre, lo ricordiamo, oltre a una serie di aggiornamenti su incontri a Venezia con i sindacati nelle edizioni a seguire. Ma per una strana legge di provincialismo acuto da cronista, se lo dice un inviato da Roma, si salta sulle sedie in ansia da prestazione. Si grida al buco, giornalisticamente parlando, una notizia che loro hanno e i redattori padovani no. Siamo andati a vedere alla radiologia di Padova un pomeriggio e c'erano due TAC e due risonanze magnetiche. Su quattro macchine solo una delle TAC stava funzionando. Le altre lo ha detto Report, e allora l'unico sacro custode delle inchieste in Italia va seguito a ruota e giù con titoloni, aperture di pagine e commenti. Gli umili cronisti locali però avevano detto anche di più. Questo problema so per certo che non è un problema solo dell'azienda ospedaliera di Padova, non è un problema solo dell'U16, è un problema un po' di tutto il Veneto. Di fatto non c'è personale. Perfino il presidente Zaia chiede i nomi di chi ha sbagliato, convocando in fretta e furia una riunione. Gli ospedali in Veneto sono 75, per cui ringrazio Gabanelli per questo servizio che ha fatto e che io utilizzerò fino in fondo. Anzi, chiederò a lei di farmi avere materiale rispetto a chi fa il furbo. Ben inteso, notizie già approfondite da Rete Veneta come da altri organi di stampa, nulla di nuovo allora, e come dice ormai un celebre spot, così, giusto per ricordarlo. Ed ora con le immagini andiamo in centro a Padova, al Cinema Concordi, che è stato occupato questo pomeriggio da una cinquantina di attivisti di Bioslab, la costola del collettivo di scienze politiche, e ai ragazzi del centro sociale Pedro. La protesta, hanno spiegato, è finalizzata a riaprire il dibattito sugli edifici abbandonati in città, oltre che più concretamente nell'immediato a fornire un luogo dove celebrare questa sera la festa delle matricole dell'Università di Padova. Queste le dichiarazioni fatte dai ragazzi dei centri sociali che già l'anno scorso avevano occupato il cinema Mignon e Altino.
Ed ora sentite questa storia, reintegrati tre operai che erano passati per la cessione di un ramo dell'azienda ad un'altra ditta, che però era inesistente. Noi siamo arrivati davanti alla fabbrica e abbiamo trovato un capannone in disuso, un vecchio capannone con un mobilificio vecchio che era stato chiuso anni fa e con dentro usato come materiale, come magazzino in pratica, per materiali vari. E di qui c'era all'interno ubicata questa nuova azienda in cui doveva essere la nostra nuova sede operativa in pratica. Andare in fabbrica e trovarsi davanti un magazzino diroccato. È quello che è successo a tre operai padovani che con la vendita di un ramo d'azienda, risultata poi illegale da una sentenza del Tribunale di Venezia, sono stati trasferiti ad oltre 300 km da casa. Quando i dipendenti si sono presentati per lavorare, l'azienda si è rivelata una società fantasma. Il giudice del lavoro ha quindi decretato che ripristinare il rapporto di lavoro con i tre protagonisti di questa vicenda e pertanto a considerarli come se il rapporto di lavoro formalmente cessato in ragione della cessione non fosse in realtà mai venuto meno. Giustizia è fatta, ma i sindacati denunciano un atteggiamento, caso anche la crisi, da parte di alcuni imprenditori sempre più arrogante, in cui la gestione dell'azienda non è regolamentata da legge e contratti, ma dal dispotismo. Nel Veneto ci sono imprenditori, non tutti per fortuna, ma ce n'è una parte che è abituata a dire: questa è casa mia, le aziende non sono la casa del padrone. Il luogo di lavoro è un luogo dove ci sono doveri, ci sono diritti, ci sono regole da rispettare. Giusto celebrare in Italia i funerali di Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, lo abbiamo chiesto ai padovani. Funerali di Erich Priebke, giusto sì. Celebrarli o no? Allora, io penso che essendo un essere umano abbia bisogno di una degna sepoltura. Per degna intendo che è un essere umano. Poi sul fatto che sia stato un assassino e un criminale, assolutamente. Fare proprio funerali in pompa magna e soprattutto dare troppo risalto alla notizia mi sembra sbagliato. Cioè, un funerale per chi voleva esserci, per i suoi cari e basta. Poi ricordarsi però dell'olocausto e di tutto quello che anche lui ha fatto. Per tutta la vita è stato a Roma, da vivo. Mi pare assurdo adesso accanirsi contro un cadavere. I funerali credo che si debbano celebrare per tutti. Se è una chiesa buone celebrare, io non li celebrerei, se però è una chiesa buone farlo, se un prete buone farlo, lo faccia. Però non qui, okay. Lo faccio in Germania. Lo conosco, mai sentito parlare? No. Di mandarlo in Germania? Credo proprio di sì. Mi sembrerebbe un po' strano questa cosa qua di celebrare dei funerali per uno che ha dichiarato che non interessava niente alla situazione ebraica. Potrebbero vergognarsi a fare tutte queste storie, potevano bruciarlo e buttare le ceneri in mare. In quanto essere umano, in quanto persona ci può stare, in quanto passato che ha avuto non condivido assolutamente. Foto al lago per ricordare una gita con gli amici, ma nel cielo c'è una strana presenza. Sì, eravamo con un gruppo di amici sul lago di Garda e abbiamo fatto delle foto e lì per lì non ci siamo accorti di niente, nessuno si è accorto di niente e tornando a casa dopo guardando le foto abbiamo notato questo puntino, questo oggetto su una delle foto. Le varie foto sono state scattate a distanza di pochi secondi, anche controllando i valori che riporta la macchina fotografica. Strane presenze nella foto. Ecco l'oggetto non meglio identificato, immortalato inconsapevolmente da un amico di Simone Zarbin, 31enne videomaker padovano. Simone, scettico in un primo momento, ha analizzato però tecnicamente il fotogramma. La velocità dell'otturatore, che è un 250esimo di secondo, che per fermare un oggetto in movimento, un aereo, un uccello, una qualsiasi cosa in movimento, è un po' poco. Le due foto sono scattate in sequenza, ad appena 5 secondi di distanza l'una dall'altra. Come può un oggetto apparire e scomparire a quella velocità, si domanda Simone. E poi c'è la questione della luce. Sebbene sia sullo stesso piano delle due persone nella foto, appare più scuro nella parte sottostante. Secondo me un insetto davanti all'obiettivo, cioè più indietro di dove era posizionato il fuoco
su di noi renderebbe l'insetto, l'oggetto come un alone, una specie di alone sfocato. Invece quello è un punto nitido. Aiuti a famiglie e imprese, l'ennesima presa per i fondelli e della legge di stabilità del governo Letta che si occuperà questa sera la trasmissione Focus condotta come sempre dal nostro direttore Luigi Bacialli. In studio ci saranno Bruno Cesaro, Settimo Gottardo, Sebastiano Bonzio, Riccardo Colletti, Nicoletta Zago, Sante Carraro e Tiziano Faccia, Roberto Franceschi. Poi ci sarà un collegamento telefonico con il governatore del Veneto Luca Zaia. Non perdetevi l'appuntamento alle 21.05. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito, buona serata.